In realtà c'è un altro capitolo ancora più interessante, che è quello di Batman e Robin. Sai a chi mi riferisco? È qua. Lo saprà pure lui, penso. Eh sì, è qua. Lo chiami tu? Lo chiami tu? Io? Dai, chiamalo. Per me si alza da solo. Vediamo se si alza, non lo vedo. Antonio? Cassano? Eccolo. Elegantissimo. Se esci fuori il binario, blocca tutto. Calcisticamente è il giocatore che mi sono trovato veramente ad occhi chiusi, il giocatore con cui il giocatore più forte con cui ho giocato, anche perché diciamo che nulla a togliere a tutti gli altri giocatori, però è, diciamo, parlava la stessa lingua, ci trovavamo a occhi chiusi, sapevamo quello che volevamo entrambi. Poi anche ci ha aiutato tantissimo che lui, quando è venuto a Roma, siamo stati parecchio insieme, uscivamo spesso insieme. E rientravate spesso assieme, perché avete abitato assieme. Sì, siamo stati, casa tua anche. Diciamo, H24 stavamo insieme quasi, perciò ci siamo conosciuti a fondo e in campo dimostravamo ognuno il proprio valore, anche perché non è che sto qua a dire il valore di Antonio, perché Antonio già a 17 anni ha fatto vedere con quel gol all'Inter. Ero in tribuna. Il problema è che mi sono fermato là, che io ho rifiutato la Juve per andare a Roma per giocare con lui, perché per me lui rappresenta il calciatore italiano più grande della storia, perché non è che lo dico io, non è che ci stiamo facendo i complimenti, perché è la verità, lui ha fatto la storia del calcio italiano, poteva vincere un paio di palloni d'oro, questo lo sa fin troppo bene, però per amore di questa città è rimasto qua, fedele alla sua gente, alla sua squadra. Quando io sono arrivato a Roma, è vero che lui ha detto di andare a casa, ma se non decideva lei, io ero fuori di casa. Lei è lo sceriffo. Prima non decidevo niente, adesso non decido niente. Ma che niente. Devi decidere? Non devi decidere niente. Decide lei, anzi, decideva lei. Adesso il capo, dove sta? Ecco, adesso decide lei. A posto ho detto, prima decidevo, adesso non decido. Esatto, vedi che piano piano inizia a capire. A completare il quadretto mi ha detto che da quando si è sposato decide. Bravo, non parliamo su, ecco. Vabbè, quello è vero. Vabbè, tutte le donne comandano a casa. Bravo, diciamola, perché era lì. Però tornando al discorso di quando sono arrivato a Roma, mamma Fiorella mi ha... era come se io fossi il terzo figlio. Veramente mi ha trattato in un modo che solo mia mamma mi ha trattato così. Lei e Enzo per me sono due persone speciali. Veramente adesso quando li ho visti mi sono emozionato e ho detto che lei ha fatto il patto col diavolo, è sempre giovane. Il padre è abbondante, però va bene lo stesso. È salute, tutta salute.